e il matrimonio in gran segreto. Il simpatico attore fiorentino debutta sul piccolo schermo dopo diversi spot pubblicitari, trampolino di lancio che poi lo ha condotto alla guida del timone di MTVA e dal 2005, dopo Natale a Miami e Natale a New York, il suo successo non ha fatto altro che crescere. Forse non tutti sanno che in passato, prima della relazione con Diana De Buffalo, Ruffini è convolato segretamente a nozze con un'altra donna. Una relazione sicuramente discussa quella tra Diana De Buffalo ufficializzata nel 2015 ed un tal capolinea nel 2019. Tutti ricorderanno il momento in cui l'ex cantante di Amici e famosissima attrice ha comunicato a tutti i motivi della rottura. In lacrime e attraverso i social, Diana ha raccontato per filo e per segno come sono andate le cose. Eppure non tutti sono a conoscenza di un matrimonio avvenuto in segreto nel passato dell'attore fiorentino. Per ricordarci di lei, occorre riavvolgere il nastro e ricordare un memorabile e crudele scherzo che ha visto Ruffini come destinatario. La donna, ex moglie dell'attore, all'epoca si è fatta aiutare da Frank Matano e le Iene. Quella fu forse la prima occasione in cui la donna si è mostrata a tutti. E si tratterebbe proprio della ex moglie di Ruffini che da quanto si apprende sul web avrebbe conosciuto nel 2007 durante una festa a Livorno. Una relazione tra i due che li avrebbe persino portati all'altare in gran segreto ma solo dopo una convivenza. Un matrimonio che però avrebbe avuto una vita alquanto breve, nel 2013, i due decidono di separarsi. L'ex moglie dell'attore si chiama Claudia Campolongo, livornese classe 1975, attrice che ha preso parte alla pellicola Fuga di cervelli, Tutto molto bene, ma anche a svariati spettacoli teatrali. Continua a leggere dopo le foto. È stata mia moglie per tanto tempo, ma è un amore che è cambiato. Siamo due persone che hanno cambiato il loro modo di amarsi. Claudia, quando mi ha lasciato, mi ha detto, io non ti lascio, io ti libero e non c'è forma più grande di amore, spiegò in un'intervista il presentatore. E da quello che si apprende Claudia e Diana, nel tempo, hanno instaurato anche un ottimo rapporto di amicizia e di stima. Pubblicato il 7 aprile 2021 alle ore 11:21, modifica il 7 aprile 2021 alle ore 11:21.